noi rispettiamo Maria, è stata una donna di Dio, Maria. Se tutte le donne oggi fossero come Maria, non ci sarebbero le prostitute. Non ci sarebbe, chissà, le malattie che oggi... ci sono tante donne che vivono nel peccato, vanno con tanti uomini. Sono amore. Maria sono era una donna santa. Maria, quelle... Tu hai bisogno di Gesù. La Maddalena era una di loro, una di quelle, la donna di strada. Ma vi voglio dire, se tutte le cattoliche, le donne cattoliche, registra questo che è importante, se tutte le cattoliche, quelle che dicono io sono cattolica, seguissero veramente Maria, non andrebbero mezze nude in strada, come oggi vanno con le minigonne, alleluia, tutte scollate, i seni di fuori, le gambe di fuori, fanno cadere in peccato i maschi, perché un maschio guarda, oh che bella, e si eccitano, e Maria non faceva così. Maria non andava in bikini al mare. Alleluia. Ascolta la verità, alleluia. Dici che sei cattolica, che sei una mariana. Maria non faceva quelle cose. Convertiti alla verità, Gesù Cristo, il Signore. Ma non devi pregare Maria. Maria è stata una donna esemplare. Se tutte le donne oggi fossero come Maria, non ci sarebbero film porno, schifezze. Non ci sarebbero donne nude che si spogliano davanti a chiunque e fanno vedere le loro vergogne. Il marito non dice niente, eh? Ci sono tutti gli altri lì assatanati che guardano la moglie in bikini e lui, oh che bella giornata, e tutti guardano tua moglie. Ma stiamo scherzando? Queste cose sono del diavolo. Ascoltate la verità, alleluia. I preti non vi dicono queste cose perché loro vogliono i piccioli. Certo che ho ragione. Scusate se grido, ma io sento una forza dello spirito. È la verità. Voi sapete che sto dicendo cose vere. Non è buono che le donne si spoglino, vadano tutte quasi svestite, vestiti trasparenti, vestiti attillati, fanno vedere le loro cose del loro corpo. Non voglio entrare in dettagli, già capite. È vero, alleluia, non va bene. Una vera donna di Dio deve coprire il corpo. Gloria a Gesù. Dobbiamo anche noi maschi, uomini che crediamo in Gesù, dobbiamo coprirci. Anch'io non posso andare fuori mezzo nudo e disonoro Dio. Dobbiamo seguire la verità. Alleluia, English. Hallelujah, believe in Jesus. He is the way, the truth and the life. Read the Bible. Alleluia, credi in Gesù. Amen, amen. Gloria a Dio. Believe in Jesus. Jesus Christ is the Messiah. Noi siamo nati con Adamo ed Eva, giusto, è vero? E lei era nuda. Certo, ma era prima del peccato. Poi era del peccato. Sì, e Dio li ha coperti. Allora, mi fate una bella domanda. È stato suggerito. Giusto, mi fa piacere. Nel giardino. Alleluia. Ora sì. Nel giardino dell'Eden, Adamo e Eva erano nudi. Adamo ed Eva erano nudi, va bene? E lì erano innocenti. Ascoltate, questo è vero. Erano innocenti come bambini, senza malizia. E poi c'erano solo loro due. Adamo era il marito di Eva e Eva era la moglie. Dio creò l'uomo e la femmina. Oggi c'è di tutto e di più. Ecco, uomo con uomini, transessuali, bisessuali, sono tutti peccati questi. Lo so che a qualcuno dispiace che dico, ma è la verità. Allora, dopo il peccato, quando Adamo e Eva peccarono, entrò il male, il buio, la malizia, le cose sbagliate. E Dio, dice la Bibbia, li coprì, li rivestì con delle tuniche di pelli di animali. Hai capito? Dio li coprì. Alleluia. Con delle tuniche. Guarda mia moglie come si veste. Per la gloria di Dio. Lei è una vera cristiana. Mia moglie è nata in Brasile. Prima lei ballava samba, minigonne fino qua. Andava a mezza purtroppo con i seni fuori in Brasile. Quando non conosceva il Signore. Ma poi Gesù la... Ma è una loro usanza. Non è a colpa tua moglie. Però è sbagliato. Prima era sbagliato. Sì. Ora guarda come si veste. Come una donna con i sani giusta. Amen. Gloria a Dio, con i sani principi, una donna che è fedele a Dio e anche a me, io sono il marito,
A me non mi piace che mia moglie vada in giro con la minigonna. Io la guardo. Ecco, è sbagliato. E i veri cristiani devono seguire queste cose. Ma oggi nessuno le dice. Ecco perché il mondo allo sbaraglio è capovolto sotto sopra.